Bella raga, sono Izio Letterino, benvenuti in questo nuovo vlog dove vi presento le novità del canale, almeno per questi prossimi mesi. Mi sono fatto qua due appunti, sembro quasi professionale. Ok, bando alle ciance, programmazione del canale di YouTube. Allora, so che nel video precedente vi avevo detto che le live le avrei fatte solamente su Twitch. Ho deciso di tornare sui miei passi perché su Twitch purtroppo non c'è stato quell'afflusso che avevo pensato, cioè non tutti voi vi siete spostati da YouTube a Twitch. Non c'è problema, probabilmente non vi piace la piattaforma, non vi trovate, preferite YouTube. Farò in modo, come ho fatto finora, di fare video su YouTube e su Twitch in contemporanea. Le live verranno fatte su tutte e due. Posso rispondere alla chat sia di uno che dell'altro, quindi non ci sono problemi. Il vantaggio che appunto vi dicevo è che Twitch è gestito meglio, è fatto apposta per lo streaming. Comunque, fa niente, non ci sono problemi, li faremo su tutti e due, poi vedremo in futuro cosa succederà. Le live saranno lunedì, mercoledì e venerdì, come era già previsto precedentemente. Il venerdì, allora, lunedì e mercoledì saranno live di Ark. Il venerdì o sarà ancora una live di Ark, oppure sarà una live di un gioco nuovo che potrà essere Fortnite, Minecraft, oppure proprio una novità. Martedì e giovedì invece usciranno i video di gameplay. Come avrete notato, sto facendo un sacco di video di Overwatch. Perché? Perché mi è venuta la scimmia di Overwatch. E siccome ultimamente con Lucio, cioè Lille, riesco a vincerne più del 70-80%, e sto rankando, perché ero a 1500 punti e sono finito a 2100 rotti, quindi in poco tempo, tra l'altro in una decina di giorni. Sono stracontento, anche perché non è che gioco tantissimo, e quindi non so se porterò dei video proprio di gameplay di Overwatch, anche perché non vengono molto seguiti, ma di sicuro farò delle live, vedrò quando infilarle. Bene, detto questo, passiamo a cose anche un po' più interessanti. Accreditamento su Keymailer. Keymailer è un sito portale che vi permette di avere delle chiavi se siete youtuber più o meno famosi come me, e il produttore del videogioco vi dà la possibilità di provare il gioco, scaricarvelo, tutto quanto, insomma giocarci e farlo vedere sulle varie piattaforme di streaming, YouTube e via dicendo. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che non lo pago, anche perché è un gioco nuovo, sapete che costa un occhio della testa. Mi è arrivata una chiave da Keymailer per un gioco nuovo da provare in alfa, e tutto contento vado a vederlo su Steam, perché si installa su Steam, ed è una demo che è gratuita per tutti. Quindi grazie per avermi mandato la chiave. Comunque ci farò un video, anche perché facendoci un video guadagno dei punti che mi servono per, come dire, salire nella graduatoria per accedere a delle chiavi di giochi un pochettino più bellini, non solo indie o in alfa, eccetera. Oh, altra cosa importante. Raga, io vi ricordo, so che è una rottura di balle e mi dà fastidio anche ricordarlo, però se vi iscrivete al canale, se spuntate la campanella, vi arrivano le notifiche, cioè YouTube dovrebbe mandarvi la notifica quando c'è un nuovo video, e così un video che viene visto immediatamente appena caricato aumenta ulteriormente la propria visibilità. Ovviamente più siamo nel canale, più la community si allarga, più persone vengono a vedere i video e c'è un guadagno reciproco. Ci guadagno io perché ovviamente il canale cresce, ci guadagnate voi perché nella community, se io non sono in grado di rispondere a delle domande, dei quesiti che voi ponete riguardo a un gioco in particolare, lo può fare sicuramente qualcuno della community scrivendo nei commenti sotto. E è un, come dicevo prima, un vantaggio doppio, sia per me che per voi. Quindi ricordatevi anche di lasciare i like, perché anche quelli contribuiscono a far aumentare la visibilità del video e di conseguenza del canale. E a commentare, perché i commenti sia positivi che negativi io li leggo tutti. Quelli ovviamente negativi, costruttivi, servono. Quelli giusto per flammare, per fare un po' di spettacolo, li cancello, ma vabbè. Altra cosa interessante sono i social media.
se volete contattarmi, la cosa che io vi consiglio è di utilizzare Discord. Quindi scrivetemi su Discord, scaricatelo, va bene sia su, su PC che su, su mobile, quindi lo trovate su entrambi. E lì io vi rispondo subito, o meglio, vedo il messaggio subito. Poi se sto lavorando, se ho una cosa urgente da fare, non riesco a rispondervi immediatamente, però tenete presente che lo vedo subito, come se fosse un messaggio di WhatsApp. Su Facebook e su Instagram sono meno presente, ma perché, allora, Facebook di solito è mia moglie che lo utilizza. Quindi se avete dati di compleanno, perché siete miei amici e vi arriva buon compleanno, sappiate che non sono io. Scusate, ma dati di compleanno non me le ricordo. E Facebook lo uso pochissimo. E probabilmente faccio male, però. Non è che... Mentre Instagram lo uso un po' di più, anche perché, come avete visto, ogni tanto metto delle foto e... di momenti di vita vissuta e sballona. Iscrivetevi. Donazioni. Allora, le donazioni servono. Nessuno sputa sui soldi. Nel senso che non è che io vengo lì e vi dico no, tanto sono pieno di soldi fino a qua, faccio i video così, chi se ne frega. No, le donazioni servono, perché servono per migliorare il canale, per comprare giochi, per comprare SSD, cioè hard disk super veloci, che vi permettono di azzerare i tempi di caricamento dei giochi, solo che costano un occhio della testa, solo che sono piccoli di capienza, perché quelli grossi costano tantissimo, e quindi si riempiono abbastanza velocemente, soprattutto se siete uno come me, che di giochi ne ha tanti, e quindi la maggior parte, quelli più importanti, quelli dove gioco più spesso e dove hanno tante fasi di caricamento, li metto sull'SSD. È quasi saturo. Quindi, ripeto, le donazioni, trovate sempre il link nelle descrizioni dei video, dove c'è scritto per le donazioni, c'è il link di Streamlabs su dove potete pagare con PayPal, carta di credito, ed è libero, nel senso che con 2 euro è vero che PayPal si prende un 20, non mi ricordo quanto si prende, comunque se mi date 2 euro più o meno 1,60 euro mi arrivano, ma in circa 1,70 euro vengono tutti convogliati sul canale, quindi qualsiasi centesimo va tutto sul canale. Volete spendere poco? Volete comprare dei giochi e non rubare i soldi a vostra sorella, a vostro papà, fregarsi la carta di credito e via dicendo? Pessima pubblicità. Instant gaming. Che cos'è instant gaming? Adesso ve lo faccio vedere. Qua ci sarà un super lavoro di montaggio. Allora, se voi andate su www.instant-gaming.com, comunque sempre link in descrizione a tutti i video, entrerete in un fantastico portale che vi permetterà di avere un sacco di giochi fortemente scontati. Ok? Anche le novità e soprattutto i giochi in anteprima che non sono ancora usciti. Faccio un esempio. Qua, Fallout 76, che uscirà il 14 novembre, è in sconto del 37%. Battlefield 5 del 25%. La versione per Xbox, e che ovviamente a seconda delle piattaforme avete più o meno sconti. Ecco, per PlayStation 4, nota dolente, ce ne sono pochissimi, quindi non so se vi conviene. Però qua ci sono anche la possibilità di comprare i crediti da utilizzare nel PlayStation Store, che sono scontati. Ok? Bene. Probabilmente molti di voi diranno: ma dov'è la fregatura? Nessuna fregatura. Lo pensavo anch'io, perché non è il primo sito che fornisce chiavi per i giochi, perché qua non scaricate il gioco, vi mandano la chiave del gioco. Voi poi andate sulla piattaforma tipo Steam, facciamo un esempio. Avete scaricato un gioco per Steam, andate su Steam, dite: ho un gioco nuovo da installare. Lui vi chiede la chiave, voi inserite la chiave che vi è stata data e il gioco si registra su Steam, quindi è come se voi l'aveste acquistato su Steam. Non ci sono problemi se domani formatate il computer, cancellate il gioco, perdete la chiave, non c'è problema, perché il gioco comunque rimane registrato sul vostro account di Steam.
ok? Quindi non preoccupatevi, non c'è truffa e non c'è inganno. Ve lo dico anche perché l'ultimo gioco che ho preso è stato World of Warcraft. E World of Warcraft, con tutti i sistemi di sicurezza, protezione, quello che volete, mi ha accettato la chiave senza problemi, perché è una chiave che ho preso in maniera legale, semplicemente scontata, perché probabilmente loro approfittano anche dei periodi scontati e via dicendo, oppure perché ne acquistano in maniera esagerata e quindi hanno forti sconti. È come se fosse una specie di rivenditore all'ingrosso, ok? Quindi non abbiate paura. Adesso vi faccio vedere, per esempio, i giochi che io ho preso. Allora, io sono affiliato. Cosa significa? Che per ogni gioco che voi comprate, a me arriva, vedete, un 3%. Ok? Gli amici miei, che hanno anche loro Instant Gaming e acquistano un gioco, anch'io prendo una percentuale. Questa percentuale poi mi permetterà, ecco, vi faccio vedere qua sotto, ultimamente non avete più acquistati, però all'inizio era andata bene. Middle-Earth, Shadow of War, Overwatch, Assetto da Corsa, Ride, Kingdom Come Deliverance, e qua ci sono le percentuali, cioè proprio il profitto vero e proprio. Vengono tutti riutilizzati questi crediti per comprare altri giochi che metterò nel canale. Vi faccio vedere quelli che io ho preso con Instant Gaming, così ovviamente non vi posso far vedere la chiave di World of Warcraft. Ok, parto da qua. Dark Souls, Planet Coaster, Frostpunk, Lego Marvel Avengers, questo per mio figlio, Secret of Monkey Island, Far Cry 5, Kingdom Come Deliverance, King Quest, Harry Potter e Middle Earth Shadow of War. E ovviamente World of Warcraft, ma c'è la chiave bella in vista, non ve la posso far vedere. Ok? Bene. Quindi, io ve lo consiglio, link sempre in descrizione, se andate a vederlo tramite quel link e fate un acquisto, mi arrivano i crediti. Ok? Bene. Oh, passiamo a una cosa un po' più interessante, cioè la lista dei giochi nuovi per il futuro. Ovviamente, torno a ripetervi, con donazione, questa è la lista, ce ne sono un botto che vorrei prendere, ma i fondi, i saldi sono quelli che sono, quindi non è che posso dire vabbè, via, dilapidiamo il capitale che ho in banca per comprare giochi, perché mia moglie mi fa un... chiaro? Beh. Sicuramente prenderò Anthem, che esce a febbraio 2019, Fallout 76, Cyberpunk 2077, Rage 2, Doom, perché è nel cuore Doom, Beyond Good and Evil 2. Questi sono i giochi che sicuramente prenderò. Ovviamente, se voi contribuite con delle donazioni, si possono prendere dei giochi ulteriori, perché ce ne sono un botto che sono usciti, soprattutto nelle tre che ho visto. Non vi dico che dovete donare per forza, non apro un Patreon e cose di questo tipo, costringendovi a fare chissà che, per carità, assolutamente. Ripeto solamente che ogni contributo aiuta. Aiuta, e ovviamente noi non sputiamo sui soldi, non credo che nessuno lo faccia. Va bene, detto questo, cosa rimane? Sondaggio live versus video di gameplay. Ok, io cerco in questo momento di mantenere un 50-50, cioè un po' di live o un po' di video di gameplay. Sta a voi dirmi cosa preferite. Tenete presente che le live vengono fatte la sera, alle 10 di sera, e non tutti riescono a rimanere collegati per vederla fino alla fine. O comunque ne vedete un pezzetto e poi la potete comunque rivedere sul canale di YouTube o sul canale di Twitch, perché rimangono comunque registrate. Però diciamo che non potete interagire, perché ovviamente dovete andare il giorno dopo a scuola e via dicendo, quindi dovete andare a dormire. E non ci sono problemi, la scuola è la cosa più importante in questo momento per tanti di voi. Quindi, se voi preferite avere più video di gameplay, basta dirlo, e io magari invece che fare lunedì, mercoledì e venerdì le live, le faccio magari due giorni, e invece l'altro giorno lo dedico a fare video di gameplay, che comunque compaiono sempre sui canali di YouTube. Ditemi voi, me lo dite nei commenti sotto, che cosa preferite.
Ok, detto questo, mi sa che io ho esaurito il tempo a mia disposizione, anche perché la pausa pranzo sta per finire. Ah, sì, se li avete visti, vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto per l'ufficio, per la fiera, adesso c'è la fiera a Bologna della sicurezza sul lavoro, abbiamo fatto questi simpatici braccialetti, dove c'è scritto, dov'è? Don't gamble with safety, eh? Sono gratis. Dovrei farne uno con subito tipo Izio Letterino. Va bene, dietro c'è il link dell'ufficio, amblav.it. Va bene, basta, io direi che posso chiuderla qua. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi siete fatti più o meno un'idea di come sarà la programmazione per il futuro, e fatemi sapere la vostra. Ricordatevi ancora di iscrivervi al canale, soliti discorsi di link, dei like, delle condivisioni e via dicendo. Sembro quasi un Anchorman... Gira anche la sedia. Va bene, bella raga, io vi saluto e noi ci vediamo oggi mercoledì, quindi stasera con la live di Ark. Bella! Ho fame, devo andare a mangiare.